caloroso benvenuto a tutti. Ci siamo quasi. I giocatori dovrebbero uscire dal tunnel degli spogliatoi da un momento all'altro. Siamo prontissimi per iniziare questa telecronaca. Un saluto da Fabio Caressa e Luca Marcheggiani. Un saluto Fabio a te e agli amici che ci ascoltano. Non ha segnato nemmeno un gol nelle ultime 5 partite, un'astinenza che deve essere interrotta, adesso, al più presto. Moretti. Baselli. Bella serie di passaggi. Canales. Castellini. Bella rete di passaggi. Prova a tirare. Buca la rete. Ha effettuato un grande contropiede. Sono stati rapidissimi nel trasformare una palla recuperata in un gol. Castellini. Apre il conto dei gol per questa stagione. Si ricomincia dall'1-0. Questo gol li porta in vantaggio, ma manca ancora molto tempo. Ora Belotti. Obi. Cerca la profondità, sulla fascia. Palla larga in profondità. Mandzukic riceve in posizione interessante. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Agostini allarga il gioco sulle fasce. Fase di stallo. Il Torino sta difendendo con tutti i suoi effettivi. De Silvestri. Rincon allarga sulla fascia. De Silvestri scatta verso il pallone. Cerca il numero. Ecco il tiro. Bel tiro! Sono andati vicini al gol. È uno che non si fa mai pregare quando si tratta di tirare in porta. Se c'è spazio a sufficienza, però, fa bene a provarci. Smanaccia! Via, via il pallone! Rincon! Rincon non può essere pericoloso se viene costretto a giocare così, spalle alla porta. E passa! Grande forza fisica, non si è fatto sopraffare. Magari avrebbe potuto creare soluzioni alternative. L'azione è sfumata così. Arbitro che fischia la fine della prima frazione di gioco. Finiscono così 45 minuti di calcio. Una prima parte non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a referto. Hanno mostrato sprazzi di buon calcio e sono riusciti ad andare in vantaggio. Dovranno mantenere questo ritmo nella ripresa. 1-0 dopo il primo tempo. Partiti! E speriamo che questo secondo tempo possa regalarci grandi emozioni. Il vantaggio di 1-0 non dà nessuna certezza. Devono dimenticarsi il gol e continuare a fare il loro gioco, come se fossero ancora sullo 0-0. Rincon se ne va. Bello intervento difensivo. Agostini. Trattamento speciale per alcuni giocatori. Vedo marcature a uomo. Qui, da come tirano le magliette, sembra che vogliano portarsene una a casa per ricordo.
Stanno provando a limitare gli avversari con ogni mezzo. E la manovra offensiva si ferma qui. La fria qua. Moretti. Palla in profondità sulla fascia. Ansaldi raccoglie un passaggio dalle retrovie. Devono riprovarci. Questa potrebbe essere la strada giusta per riaprire la partita. Non hanno altra scelta. Devono buttarsi in avanti. Infatti. Vuole il lancio filtrante. Marchese ha tentato in tutti i modi di raggiungere il pallone, ma non è riuscito ad approfittare dell'occasione. Jaic. De Silvestri. Valdifiori. Baselli. Provano a ripartire da dietro. Acqua. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Gioca con un pallone lungo. Cerca la profondità sulla fascia. Si libera la grande. Devia di testa. Una buona iniziativa, ma non è bastato. Un errore che a questi livelli di solito non si fa. Era lì, a due passi dal bersaglio. Siamo quasi alla fine, devono trovare un modo per avvicinarsi alla porta avversaria. De Silvestri. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. E arriva anche l'ultimo cambio a loro disposizione. Sostituzione comprensibile. Sembrava molto stanco, meglio far entrare un giocatore fresco. Baselli. Qualche istante e sarà tutto finito. Intervento scorretto che non sfugge certo al direttore di gara. Si chiude dunque la sfida con il fischio dell'arbitro. Una bella vittoria, davvero fondamentale per il futuro. Magari non spettacolare come in altre occasioni, ma insomma, basta l'1-0 per portarsi a casa il risultato. Hanno costruito questa vittoria nel primo tempo e... È tempo di ringraziamenti. E allora grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. E ovviamente, qui al mio fianco, a Luca Marchegiani.